Buonasera, apriamo questa puntata di Acque Alte da una minuscola tendina montata sul ghiaccio del lago Vernei. Oggi continuiamo a vedere, diciamo così, l'iter delle nostre bottiglie lasciate in immersione sul fondo del lago. Diciamo che lo scopo della giornata è duplice: monitorare intanto le bottiglie e poi fare un'immersione particolare in questo sito, in questo contesto unico. Siamo con Gaetano, uno dei due ideatori di questo progetto. Diciamo che il tempo di riposo le bottiglie lo hanno avuto, quindi adesso si tratta di rimboccarsi le maniche, scendere in acqua e procedere con il prelievo delle stesse. Abbiamo deciso di farlo in un contesto particolare, perché siamo al lago Vernei e il lago completamente ghiacciato, quindi un contesto direi comunque sicuramente suggestivo ma particolare. E approfittiamo anche della giornata per fare anche appunto un'immersione particolare, no? Perché abbiamo visto questo lago in autunno, in tardo autunno, e le immersioni hanno determinate caratteristiche. Oggi evidentemente le caratteristiche delle immersioni sono ben diverse. Sì, come dicevi, l'abbiamo visto in due contesti completamente diversi, in autunno e ora in primavera. Quello che ci si è presentato questa mattina all'arrivo al lago Vernei è sicuramente un contesto bellissimo, e con delle difficoltà che dobbiamo affrontare. Siamo arrivati, abbiamo scaricato l'attrezzatura, ora si tratta proprio di scavare, quindi di innanzitutto togliere lo strato di neve che abbiamo in superficie. Non sappiamo quanto ghiaccio troverete, perché comunque c'è, diciamo, il pacco di neve sopra e poi sarà una sì. Sorpresa. Ci auguriamo che ci sia uno strato comunque di ghiaccio minimo, ma sarà difficile comunque visto l'inverno che abbiamo avuto, quindi il lavoro sarà sicuramente più duro. E scaveremo un'entrata per i subacquei di circa 2 metri per 2 metri. Quali sono le grosse differenze e le difficoltà di un'immersione sotto il ghiaccio? E l'immersione sotto il ghiaccio comporta comunque problematiche diverse rispetto a un'immersione normale. Sicuramente la temperatura, che sarà comunque intorno ai 2-3 gradi. Avremo difficoltà di visibilità, avremo comunque il buio la notte, quindi scenderemo con delle torce. E quindi, tornando al discorso della temperatura, sicuramente dobbiamo fare i conti con quello che è il rischio maggiore dell'ipotermia per un'immersione in cuoio. Poi c'è da dire anche che normalmente le immersioni sotto i ghiacci seguono un percorso, no? Si sta, diciamo, sotto la superficie, si segue un percorso. Qui invece oggi voi avete l'aggiunta di scendere, ma di arrivare sul fondo, di cercare la gabbia che contiene le bottiglie e quindi di trovare questa gabbia e di ritornare su. Quindi ovviamente era stato preso il punto con il GPS il giorno che le bottiglie sono state immerse, però quindi non è neanche questa un'immersione classica sotto i ghiacci. La procedura è sicuramente particolare e si rivolge comunque alla sicurezza, quindi in primis la sicurezza. Scenderemo sulla verticale del foro, quindi con una cima di riferimento. A quel punto, attraverso una sagola, cominceremo un percorso circolare per cercare questa gabbia. E il tutto a mezz'acqua, facendo attenzione comunque a non andare sul fondo, perché essendo comunque, trattandosi di un lago, il fondo è melmoso e quindi questo comporterebbe un alzamento della sospensione con una riduzione notevole della visibilità. Angelo, insieme a Gaetano, è uno dei due ideatori di questo strano e particolarissimo progetto: immergere delle bottiglie per un tempo molto lungo anche sul fondo di un lago alpino
in altra quota. Questo progetto come è nato e che cosa vi aspettate? Beh, è sicuramente, come hai detto, uno strano progetto perché comporta a imbatterci in situazioni molto difficili per la messa in opera proprio delle bottiglie in acqua. Cosa succede? La nostra idea è di fare un metodo classico, e un metodo classico ha bisogno di un tempo di affinamento per diversi mesi o anni. Le condizioni ideali per fare un metodo classico sono un luogo buio, una temperatura abbastanza costante. Ecco che qui, proprio per questo tipo di condizioni, ci è venuto in mente di provare a mettere una cantina naturale. La cantina più naturale del mondo per noi qua in Valle d'Aosta ce l'abbiamo, sono i nostri laghi. Cantina di affinamento stiamo parlando. Quindi cosa succede? Che le bottiglie vengono messe in acqua solo per fare l'affinamento in bottiglia. Dopo si riporteranno in cantina e si farà tutto la manipolazione per l'imbottigliamento, il remuage e quant'altro. Cosa succede? L'acqua però è molto fredda, di solito le cantine non hanno questa temperatura e quindi l'affinamento si allunga. Quindi diciamo che una bottiglia normale che deve stare a riposo un anno, qua almeno ce ne vanno 2 anni, 2 anni e mezzo, perché è proprio una condizione del freddo. Cosa vi aspettate da questo esperimento, da questa prima prova? Beh, questa prima prova è già passato più di un anno e quindi già noi abbiamo dei campioni dello stesso lotto in cantina a riposo, e con questo campione riusciamo già a fare un confronto subito sui cambiamenti organolettici del vino. Quindi per forza ci serviva il campione. Dopodiché, analizzando il vino, possiamo dedurre circa quando possiamo tirar fuori praticamente tutte le bottiglie in affinamento nell'acqua. Lì sotto è nero come la notte, buio, buissimo, c'è questo tappo di ghiaccio che chiude completamente il lago, e ci sono questi due buchettini come le foche sul pack che fanno questo conoide di luce, e sotto è notte. Sì, a livello di emozione è sicuramente forte, a livello di ansia e comunque ansia per la prestazione in acqua dobbiamo effettivamente andarci con cautela, e siamo sagolati, scenderemo con 1/2 torce, quindi una seconda torcia di emergenza, abbiamo un secondo foro fatto appositamente in caso di emergenza, quindi un accesso diretto verso la superficie. Cercheremo di non allontanarci dai due fori, perché più ci si allontana più si va incontro comunque a un rischio maggiore. Quindi siamo comunque a 2088 metri, 2100 metri di quota. L'acqua che temperatura vi aspettate di trovare? 2-3 gradi. 2-3 gradi, visibilità praticamente nulla, quindi le condizioni sono comunque estreme, possiamo dire. Sicuramente sono estreme. Se torniamo appunto ai fattori di visibilità, quindi sospensione eventualmente che si può alzare nel momento in cui ci si avvicina troppo al fondo, e temperatura dell'acqua, perché l'impatto comunque nel momento in cui entreremo in acqua sarà brutale. 2-3 gradi nell'immediato possono comunque creare qualche difficoltà. Immersione estrema, però abbiamo comunque cercato di preparare nei minimi dettagli questa operazione di prelievo delle bottiglie, quindi siamo pronti per andare in acqua.
Allora Gaetano, la prima fase, quella che forse poteva essere un po' più dura, così un po' più incognita, è stata portata a termine, ossia i buchi nel ghiaccio. Lo spessore del ghiaccio quant'era? Questo era un nostro pensiero iniziale, quindi arrivare su e non sapere che cosa avremmo trovato a livello di neve e a livello di ghiaccio. Abbiamo trovato, diciamo, uno strato consistente sia per la neve che per il ghiaccio. E il tutto si traduce in più o meno 1,80 m tra neve e ghiaccio, all'incirca 1,20 m soltanto di strato comunque di ghiaccio. La fatica la lasciamo alle spalle, perché l'operazione di lavoro manuale è stato fatto. Abbiamo fatto questi due fori che ci consentono un ingresso in acqua ed eventualmente una scappatoia in caso di emergenza. Adesso quindi non resta, tra virgolette, che vestirsi, prepararsi e andare a vedere cosa c'è qua sotto. Sì, siamo anche curiosi, è un po' quella situazione che viviamo ogni volta che facciamo un'immersione di un certo tipo. In questo caso c'è un po' di ansia, però quella giusta. Affinamento di bottiglie in acqua, progetti di questo tipo in Italia o anche all'estero sono già stati fatti? Ma questo studio su questi affinamenti, sì, uno dei primi è stato, penso anche il primo, è stato Bisson, che non è il nome valdostano, ma è un produttore della Liguria, che ha messo un vino ligure, che si chiama Bissi in questo caso, a 50 metri a Genova in acqua, 50 metri di profondità, in collaborazione con la Cresci, e quindi ha fatto un bel progetto, è stato forse il primo progetto pilota di bottiglie in affinamento, e lì si è riscontrato proprio un cambiamento del perlage, un po' più fine, un po' più persistente, e poi vabbè, diciamo anche una grandissima operazione di marketing, non nascondiamo. Certo. Diciamo che questo contesto che abbiamo noi non ce l'ha nessuno, ecco. Poi un altro produttore nel lago di Como ha fatto questo tipo di affinamento, ma come ribadisco, in un lago sotto il ghiaccio è il primo esperimento in alta quota. Quindi una giornata come quella di oggi, comunque diciamo l'immersione di queste bottiglie nel lago potrebbe essere il progetto zero, il progetto pilota di una serie poi di immersioni. Il progetto potrebbe comunque continuare se il progetto è successo. Assolutamente, il progetto può continuare, anche perché per avere una cantina di affinamento per fare un metodo classico bisogna spendere tra virgolette anche dei soldi in cantina per metterla a norma con dei sistemi di refrigerazione e quant'altro. Quindi, visto che abbiamo una valle fantastica, visto che abbiamo queste, secondo me, cantine naturali per l'affinamento, se funziona si può pensare di
di sviluppare qualche... E potrebbe anche essere una bella immagine, una bella cartolina per la Valle d'Aosta. Quello che noi puntiamo è anche questo, siamo praticamente sotto il Monte Bianco, abbiamo tutte le caratteristiche per essere una grandissima regione, sia a livello alpino, sia a livello di prodotti enogastronomici, perché non abbinare queste cose? E sicuramente susciterà moltissimo interesse sia in Italia che all'estero. A livello italiano cioè subito è stata una forte richiesta, anche per curiosità, per tutto, ecco, per tutto l'ambiente. Adesso dobbiamo essere solo aver fortuna che le bottiglie abbiano avuto un buon affinamento, certo. E questo però lo vedremo in cantina direttamente con una bella degustazione. Arrivati sul fondo è veramente buio e dopo 4-5 metri già si perde di vista la luce di superficie, quindi è un'immersione molto, molto particolare. Un grado la temperatura dell'acqua sul fondo, quindi decisamente impegnativo. E allo stesso tempo bisogna cercare di non perdere di vista il fondo per sapere più o meno a che quota ci si trova, ma allo stesso tempo bisogna star staccati perché c'è il rischio di sollevare sospensione e veramente poi di non vedere più nulla. Però da sotto c'è un paesaggio spettacolare, bellissimo. Gaetano, direi che la giornata è andata bene, tutti gli obiettivi che avevate li avete centrati. Sì, missione compiuta, e tengo in mano una delle bottiglie comunque recuperate in questa operazione. Le bottiglie sono finalmente tornate a casa dal Lago Vernei e sono rientrate in cantina, dove sono state lasciate per un certo periodo in sosta al freddo, quindi sono state messe sui pupitre per effettuare il remuage, che consiste, è una tecnica che consiste nel portare il sedimento torbido del nostro spumante in punta, quindi attraverso il collo della bottiglia fino all'interno della bidule, che è un piccolo contenitore di plastica situato sull'apice della bottiglia. Quindi una volta posizionate in questa maniera a testa in giù, questo sedimento compatto è stato ghiacciato, successivamente la bottiglia è stata quindi aperta e durante l'apertura il ghiacciolo formato è stato espulso dalla pressione interna della bottiglia stessa. A seguito di questa fase è stata poi inserita il tappo e la gabbietta, quindi il prodotto, la bottiglia in sé è pronta per essere commercializzata. Quando abbiamo portato le bottiglie in quota non sapevamo cosa sarebbe successo, anche perché inizialmente eravamo un po' anche titubanti, posizionare delle bottiglie in fondo a un lago a una temperatura così bassa poteva sembrare insomma di metterlo in una situazione
anche un po' così di stasi. Invece effettivamente il prodotto è molto interessante, soprattutto dal punto di vista olfattivo. Ha mantenuto dei profumi molto freschi, il perlage comunque è sempre, anzi molto molto fine, e quindi è risultato un ottimo prodotto. Comunque non era così scontato che l'aveste trovato, perché sì, avevate il punto GPS, però lì sotto non si sa mai che cosa si trova, poi il deposito, poteva esserci scarsa visibilità, quindi insomma non era così scontato. Sì, all'inizio c'è stata un po' di titubanza nel fidarsi dello strumento GPS, però come tutti gli strumenti comunque di precisione non sbagliano. Aveva ragione lui. Abbiamo iniziato la nostra ricerca, siamo scesi sulla verticale del folo, quindi con una cima che praticamente era collegata alla superficie. Da lì abbiamo iniziato a ricercare in maniera circolare, fino a quando poi non siamo incappati nella cesta con le bottiglie. È stata una bella emozione per tutti e penso che non ci rimanga altro che stapparne una assolutamente e brindare. Adesso dobbiamo comunque assaggiarla. Sì, direi di sì.